Due giorni per approfondire tutte le tematiche relative al mare e all'attività diportistica. Ha preso il via questa mattina Aspettando Sotto Costa 2022, iniziativa voluta dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dal Marina di Pescara che la ospita, con la collaborazione tecnica di Assonautica. Una vera e propria anteprima del salone espositivo in programma dal 22 al 25 di aprile del 2022. Manca solo praticamente l'esposizione nautica, ma è arricchita da una serie di convegni e di studi che porteremo all'attenzione proprio per aumentare la conoscenza di quanto è importante la nautica da diporto, per quanto è importante rispettare il mare, per quanto è importante conoscere tutto ciò che rende il nostro mare di maggiore interesse per la collettività. In un momento così particolare la nautica nonostante tutto ha retto, e quindi tra l'altro avremo la presentazione del rapporto economico della nautica redatto dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina, che è tradizione che venga presentato anche a Pescara oltre che a Genova, e quindi noi cercheremo di ragionare in questi due giorni delle prospettive della nautica. Fittissimo il programma con convegni, dimostrazioni, esperienze in mare, street food di pesce ed una serata, quella di domani, dedicata alla letteratura in collaborazione con il FLA. Volevamo mantenere il dialogo con la realtà nautica e anche la visibilità del sistema nautico abruzzese, ma che non è solo il sistema nautico abruzzese, si collega con le tematiche nazionali del settore, e quindi è un anticipo di quello che sarà poi l'evento di Sotto Costa, che speriamo tornerà sicuramente espositivo ad aprile del 22. Aspettando Sotto Costa si è aperto con il convegno Sostenibilità ambientale e transizione ecologica nella Blue Economy. I porti devono assolutamente essere il fulcro di questa transizione, perché il trasporto marittimo purtroppo è causa delle emissioni di CO2, e quindi per parlare di decarbonizzazione e quindi di sostenibilità ambientale non possiamo che passare anche per i porti. Spazio anche agli aspetti progettuali, tecnici e normativi dei Marina Resort, degli Houseboat e dei Boat and Breakfast, e all'innovazione con il Salone delle Idee, oltre alla consegna del premio design nautico. Sveleremo soltanto domani i vincitori della categoria professionisti e categoria studenti, che quindi si confrontano in modo separato, e annunceremo il tema per la prossima edizione, che sarà appunto con premiazione ad aprile 2022.